Coronavirus, due ricoveri in malattie infettive, si tratta di due persone di Frosolone, 5 nuovi contagi, positività all'1,3%. Tragedia a Colle d'Anchise, trattore si ribalta in via Vignole, muore agricoltore di 77 anni. Il commissario della sanità ha approvato il piano operativo 2019-2021. Toma, in 35 giorni abbiamo fatto quello che non è stato fatto in 3 anni. Il punto nascita di Termoli intanto resta aperto. Il TAR raccoglie l'istanza cautelare e conferma il decreto monocratico dello scorso luglio che sospende il provvedimento di chiusura. La trattazione di merito del ricorso nell'udienza pubblica del 5 ottobre. 4 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Isernia per spaccio di droga. Un rapinatore napoletano, già ai domiciliari, utilizzava la fidanzata isernina per rifornire di stupefacenti il capoluogo pentito. La guerra non è mai una buona idea, lo ha dichiarato il sindaco di Isernia commemorando il bombardamento del 10 settembre, una ferita che ancora sanguina nella nostra comunità, ha aggiunto il primo cittadino. E infine lo sport, calcio, Lega Pro, Campobasso, Monterosi con diverse incognite in difesa, il DS De Angelis è fiducioso, Serie D di Lucente sul calendario, avvio in salita. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione in apertura. Gli ultimi dati sul coronavirus, dati contenuti nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise. Sentite. 2 persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso nel reparto di malattie infettive, entrambe di Frosolone. E così i degenti nel reparto diretto dal dottore Donato Santopuoli salgono a 11. Solo 5 i nuovi casi, 4 a Frosolone, dove evidentemente c'è un cluster che va attenzionato. 5 contagi su 392 tamponi refertati, con tasso di positività dell'1,3%. Nessun guarito nelle ultime ore e casi attualmente positivi che salgono a 348. Infine, i soggetti in isolamento sono 2.332. Ora la cronaca, tragedia nei campi di Colle d'Anchise, dove questa mattina in via Vignole un agricoltore di 77 anni è morto schiacciato dal suo trattore. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri del comando di Boiano e il 118. Purtroppo i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita sono stati vani. Quando l'ambulanza è giunta sul posto, il cuore dell'anziano aveva già smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate per l'agricoltore. Non c'è stato nulla da fare. Il ribaltamento si sarebbe verificato intorno alle 10. Il corpo del 77enne è stato estratto qualche ora dopo la tragedia per dar modo al magistrato di giungere a Colle d'Anchise e farsi un'idea più precisa di come si sono svolti i fatti. Però parliamo di sanità, perché il commissario Donato Toma ha approvato il piano operativo sanitario 2019-2021. Lo abbiamo intervistato questa mattina. Sentite tutti i particolari da Rita Iacobucci. Un lavoro di squadra straordinario. Ora abbiamo la base per il piano operativo 2022-2024. Così il presidente della regione Donato Toma, dopo la firma da commissario della sanità del programma 2019-2021, adempimento dei suoi predecessori Giustini e De Grassi, che era ancora nel cassetto. In queste settimane la direzione salute, insieme alla subcommissaria Tomasella, ha inserito le modifiche chieste dai tavoli tecnici il 29 dicembre scorso per l'adozione del documento, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul BURM. Abbiamo delineato prima di tutto come si snoda la rete ospedaliera in questa regione, con l'ospedale di Termoli, l'ospedale di Isernia, l'ospedale di Campobasso che è l'Hub. Gli altri due rimangono SPOC e l'ospedale di Aria di Saggiata di Agnone, che dovrà essere potenziato e dovrà diventare un vero ospedale di Aria di Saggiata. Già stiamo procedendo con l'ASREM a una serie di investimenti in attrezzature, ma non basta. L'investimento principale sarà nel personale. Poi abbiamo il rafforzamento della rete delle malattie tempo dipendenti, quindi dell'emergenza, attraverso il 118, attraverso l'integrazione delle specialistiche private con quelle pubbliche. Poi c'è tutto il discorso sull'integrazione funzionale. La nostra sanità deve acquisire servizi che non ha dai privati, ma a regia pubblica. Dobbiamo realizzare
un DEA di secondo livello, ma integrando le specialità che non abbiamo funzionalmente. E nelle stesse ore in cui per la seconda volta il TAR decide che il reparto deve restare aperto, il piano operativo definisce la permanenza del punto nascite a Termoli, pur in contrasto con gli standard nazionali, e le indicazioni dei ministeri che ne chiedono la chiusura perché non raggiunge i 500 parti l'anno, motivandola proprio con il provvedimento della giustizia amministrativa che ha annullato la chiusura disposta nel giugno del 2019. Guardi, il punto nascite di Termoli doveva essere chiuso perché non superava i 500 parti annui. C'è stata un'impugnativa, tra l'altro l'impugnativa l'ha fatta anche la Regione Molise, all'epoca io ero presidente e non commissario. C'è stata una sentenza del TAR che ha decretato che potesse rimanere in servizio quel punto nascita sta lavorando. Salvo che il governo non decida diversamente, a quel punto mi svestirò dei panni del commissario, perché il commissario è una funzione separata da quello di presidente di regione, e ragioneremo politicamente. E confermando l'orientamento già fissato con decreto monocratico, il TAR Molise ha deciso con ordinanza collegiale che il punto nascita del San Timoteo deve restare aperto. La sospensiva delle attività fu decisa il 12 luglio dall'ASREM dopo la morte di un neonato di Porto Cannone. Il provvedimento del direttore generale Florenzano chiarisce la magistratura amministrativa a cui si sono rivolti i comuni della zona, nonché i comitati e future mamme, è stato fondato sull'unico ed esclusivo presupposto del tragico evento verificatosi e in connessione agli opportuni accertamenti del caso. Dunque lo stop ai reparti avrebbe dovuto essere disposta per un periodo di tempo breve, mentre in sostanza la decisione è stata a tempo indeterminato, decisione che quindi resta sospesa. Il TAR si occuperà della questione nel merito il 5 ottobre, più di un anno, quindi il 5 ottobre del 2022. Ed ora occupiamoci di cronaca. 4 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Isernia per spaccio di droga. Un rapinatore napoletano, già ai domiciliari, utilizzava la fidanzata isernina per rifornire di stupefacenti il capoluogo pentro. Ci riferisce tutto Nicola De Santis. La squadra mobile di Isernia ha eseguito 4 misure cautelari, delle quali una ai domiciliari, nei confronti di soggetti indagati per spaccio di droga. Dalle indagini è emerso che un ragazzo napoletano del 2000, sentimentalmente legato con una giovane isernina, ha trasportato o spedito, anche tramite la fidanzata, importanti quantità di hashish verso Isernia, dove altri ragazzi del posto provvedevano a smerciare lo stupefacente al dettaglio. Tra questi due ventenni, oggi sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Isernia, con divieto di allontanarsi dalle proprie abitazioni dalle 20 alle 6. Analoga misura cautelare è stata disposta nei confronti della ragazza, mentre il pusher napoletano è stato ristretto ai domiciliari sia per il ruolo svolto nella vicenda, sia per il poco invidiabile curriculum vitae. Infatti operava traffici illeciti analoghi anche mentre si trovava a Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, utilizzando la compagna come corriere per il trasporto ad Isernia della droga. Tutti gli indagati peraltro sono già noti alle forze dell'ordine, poiché in passato erano stati denunciati per reati in materia di stupefacenti. I due ventenni peraltro erano stati tratti in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di hashish dalla stessa squadra mobile di Isernia tra il settembre 2020 ed il marzo dell'anno successivo, e proprio da tali arresti hanno avuto origine le indagini che hanno oggi condotto all'adozione delle misure cautelari eseguite. L'elemento di maggiore allarme emerso dalle indagini, dichiarano dalla procura, è quello della non occasionalità di tali traffici e del coinvolgimento di altri giovani nell'illecita attività gestita dal pusher campano, taluni già indagati ed altri in corso di identificazione, a comprova della necessità di non sottovalutare il fenomeno dello spaccio, anche quando inerente a droghe leggere, e di evitare che dal mero consumo, penalmente lecito, giovani e giovanissimi possano essere allettati da facili guadagni, per poi doverne rispondere dinanzi alla giustizia, hanno concluso i vertici della Procura Pentra. Nell'ambito di controlli avvenuti su tutto il territorio nazionale, che hanno riguardato strutture che offrono servizi relativi a stabilimenti termali, centri benessere e spa, i carabinieri del NAS di Campobasso hanno rilevato violazioni
11 attività della regione. Nel dettaglio, 3 centri benessere a Termoli, Mafalda e Miranda sono stati sanzionati perché offrivano servizi presentati come stabilimenti termali, ma erano in realtà sprovvisti di acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica. In altri 8 centri benessere sono scattate sanzioni per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Complessivamente in AS hanno controllato in Molise 13 attività. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, porta a conoscenza della cittadinanza che sul territorio comunale non ci sono casi di positività da Covid-19. Nonostante ciò, dice Ricci, bisogna avere coscienza che non siamo ancora usciti dall'emergenza sanitaria e quindi rinnova l'invito a rispettare le regole per contenere la diffusione del virus, mettendo in atto tutte le precauzioni conosciute per il contenimento dello stesso, quali mascherina, distanziamento sociale, igiene costante delle mani, evitando perciò strette di mano ed assembramenti. In vista dell'approssimarsi dell'apertura delle scuole, aggiunge Ricci, è considerato che non tutta la popolazione scolastica è vaccinata, si invitano i cittadini a mantenere alta l'attenzione, atteso il grado di contagiosità e di pericolosità del virus. Cambiamo argomento. La Corte dei Conti chiede soldi indietro, 15.000 euro di risorse pubbliche spese dal gruppo misto e non rendicontate. Chi deve restituirli questi soldi? Botte risposta tra l'attuale capogruppo Filomena Calenda e l'ex Massimiliano Scarabeo, che ieri hanno tenuto delle conferenze stampa. Sentite. Soldi pubblici erogati ai gruppi regionali per il loro funzionamento, soldi che talvolta vengono spesi in maniera impropria ed è proprio quello che ha segnalato la Corte dei Conti del Molise, che ha chiesto al gruppo misto la restituzione di circa 15.000 euro per spese non rendicontate. Spese effettuate dal 1 gennaio 2020 al 16 aprile dello stesso anno, quando a capo del gruppo misto c'era Massimiliano Scarabeo, ma per l'ex consigliere regionale ci sono responsabilità specifiche da parte dell'attuale capogruppo, l'assessore Mena Calenda. Il botta e risposta in due distinte conferenze stampa svolte a Isernia a distanza di un'ora l'una dall'altra, così il legale della Calenda, l'avvocato Barbieri. Spese che attengono esclusivamente al momento in cui il capogruppo non era assolutamente la signora Calenda, ma il signor Scarabeo. Noi, per amore, diciamo, della riservatezza, voi avete il documento ufficiale, qui ci sono i nomi e cognomi di coloro che hanno impegnato questi soldi. Abbiamo già inviato delle raccomandate a questi signori, chiedendo, sulla base di quello che diceva la Corte dei Conti, basta leggere l'atto, è diciamo chiarissimo, addirittura si è chiesto la restituzione di somme per attività legate a assistenza giuridica per diciamo, progetti di legge già precedentemente presentati, addirittura proprio dalla signora Calenda. Poi leggo di acquisti altrettanto esclusivamente singolari. Non è stato dimenticato nessun mobile da parte della signora Calenda all'interno di Scandinavia. Semplicemente questi mobili da chi sono stati comprati da società che non potevano vendere mobili. Se un'azienda pubblica, in questo caso il gruppo consigliare, acquista da una società che fa consulenza, leggo, un guardalibreria scomparto in legno naturale con ripiani e cristallo, e una scrivania per PC compatta con postazione di lavoro e cassetti per un totale di 4.000 euro da una società che non vende mobili, questa somma non è rendicontabile. Scarabeo invece la pensa in maniera completamente diversa. Ma i provvedimenti, io capisco, possono creare pure degli imbarazzi, ma soprattutto quando vengono dalla magistratura contabile vanno ottemperati. Mena Calenda si è preoccupata più a fare azioni di disturbo e non a rendicontare con la T di Torino e non con la D, come lei abitualmente riporta sui comunicati stampa e sulle sue pagine Facebook, la cosa. Quindi chiaramente la Corte dei Conti ha emesso un provvedimento chiaro ed inequivocabile. Lei non ha rendicontato, e questo è riportato a pagina 13 e a pagina 14, quello che un amministratore di un gruppo politico doveva fare, a prescindere da quello che dice lei.
È la magistratura contabile che decide. Ma è un fatto di idiozia politica, se mi permette. Cioè, a distanza di 5 mesi dalla notifica, Mena Calenda si butta avanti per non cadere indietro, come si suol dire dalle nostre parti. Io del resto non sono candidato a Isernia, sostengo chiaramente un'altra compagine, sono un esponente di Fratelli d'Italia, non riesco a comprendere anche quella che potrebbe essere l'azione politica messa in campo. La guerra non è mai una buona idea, lo ha dichiarato il sindaco di Isernia commemorando il bombardamento del 10 settembre, una ferita che ancora sanguina nella nostra comunità, ha aggiunto il primo cittadino al microfono di Nicola De Santis. Sentite. Oggi Isernia si è fermata per commemorare le vittime del bombardamento americano del 10 settembre 43. Alle 10:23 le campane della cattedrale hanno ricordato il sacrificio di uomini, donne e bambini che salutavano gli aerei alleati in volo sulla città, ignari della tragedia che si sarebbe consumata di lì a breve. Sono passati 78 anni dal bombardamento del 10 settembre, ma la ferita per la comunità isernina non si è mai completamente rimarginata. Ma io credo che dobbiamo, da quei tragici eventi che noi ricordiamo ogni anno tristemente, qualcosa che ha sconvolto completamente la nostra città, prima perché ha mietuto delle vittime umane, tante, troppe vittime umane, e poi perché veramente ha sconvolto il volto della città. La città dopo la guerra ha cambiato le connotazioni urbanistiche, e dove c'erano le strade adesso ci sono le piazze, dove ancora ci sono i segni, le ferite del bombardamento. Nel centro storico ci sono tante case che portano questi segni indelebili. E credo che questa lezione che deve essere impartita soprattutto alle giovani generazioni, quella che il dialogo, diciamo la discussione, superare ogni motivo di divisione è quello della discussione, della collaborazione, delle intese, non certo quello dei contrasti e della guerra. Questo la nostra gente lo sa, io spero che i ragazzi che non hanno memoria di questa vicenda nelle proprie famiglie vengano informati, e la scuola può fare un grandissimo lavoro su questo, secondo me, proprio per riportare quell'insegnamento di coesione, di unità e di libertà che ci siamo conquistati dopo la guerra. Quindi insomma credo che sia un alto insegnamento. Noi, proprio Isernia che rega le tracce, ha avuto questa grave esperienza, può essere di insegnamento ancora di più per i propri cittadini, soprattutto per i più giovani. Per D'Apollonio è stata la sesta ed ultima cerimonia del 10 settembre. Nel suo discorso alcune parole sembravano modificate dalla commozione del momento, come del resto lui stesso ha confermato ai nostri microfoni. Chiaramente è un ruolo che ho ricoperto con grande onore, con grande entusiasmo. Poi peraltro il mio è stato anche più lungo del solito, perché oltre i mesi aggiuntivi, anche come numero di cerimonia il 10 settembre, ne ho fatte, con questa è la sesta, perché ho cominciato nel 2016 la mia prima. E devo dire, per me è stato sempre un momento di raccoglimento, anche di commozione interiore. Abbiamo fatto, il ricordo l'abbiamo sempre portato tra la gente, devo dire c'è stata sempre una bella risposta dei nostri concittadini. Questo è l'ultimo, quindi è anche una sorta di commiato dalle cerimonie ufficiali della città, credo che sia l'ultima, anzi sicuramente è l'ultima, per cui è chiaro, è un po' anche un saluto del sindaco, ma la vita continua, le amministrazioni continuano, insomma, e l'importante è che si porti avanti i discorsi amministrativi, si porti avanti con impegno, serietà e con grandissimo spirito che, per la cittadinanza, spirito di fare, ecco, positivo, uno spirito positivo, ecco, mi mancava questa parola, uno spirito positivo, sempre nell'interesse della collettività e del bene comune. In programma a Campobasso giornate formative mirate alla sensibilizzazione dell'uso in sicurezza dei monopattini elettrici. Ad annunciarlo l'assessore Simone Cretella. Ci stiamo confrontando, ha dichiarato l'assessore, con una novità che ha interessato le amministrazioni
di tutta Italia. Un regolamento o disciplinare di servizio è già stato licenziato dalla Commissione Mobilità, ha sottolineato, e proprio in Commissione abbiamo raccolto le osservazioni da parte di tutti i consiglieri componenti e tutti hanno dato il loro apporto fattivo in merito. Al momento non ci siamo limitati a recepire le norme nazionali, ma ad esempio abbiamo limitato in modo ulteriore la velocità dei monopattini, che da norma nazionale di 25 km orari a 20 km orari. Abbiamo programmato, conclude Cretella, delle giornate formative per i più giovani e non solo, mirate alla sensibilizzazione sul tipo di mobilità che i monopattini realizzano e sull'uso in sicurezza. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 11 settembre. Sul Molise tempo discreto con sole alternato a qualche velatura. Venti deboli dai quadranti sud-orientali, mare mosso. Vediamo nel dettaglio le temperature minime e massime. Campobasso 14-24 gradi, Isernia 13-26, Termoli 22-26, Venafro 17-26 gradi. Bene, è tutto per questa edizione. Linea alla regia, consigli per gli acquisti, tra pochissimo l'ampia pagina sportiva. Lo sport, il calcio di Lega Pro nel weekend, nelle prossime ore, la terza giornata con l'aiuto della nostra grafica. Vediamo gli incontri in programma. Ci sono due anticipi, quello tra Foggia e Turris e tra Taranto e Palermo. Le altre gare invece si disputeranno domenica. Il quadro completo: Avellino Latina, Catanzaro Potenza, Fidelissandria Virtus Francavilla, Monopoli Messina, Monterosi Campobasso, Paganese Catania, Picerno Bari, Vibonese, Juve Stabia. Il Campobasso è concentrato sulla trasferta di Viterbo contro il Monterosi. Mancherà Fabriani, squalificato per 3 giornate, anche se il club ha presentato ricorso. Mister Cudini lavora sulla formazione, fiducioso il DS Stefano De Angelis, che ieri è intervenuto a Molise Sport. Sentite. Chi al posto di Fabriani? In corsa Sbardella e Martino, il primo più esperto, il secondo con una grande voglia di mettersi in mostra. Poi ci sarebbe la soluzione Candellori, ma a quel punto Cudini dovrebbe mettere le mani anche nella mediana. L'allenatore le sta provando tutte, il nodo verrà sciolto probabilmente domani nel corso della rifinitura, seduta dedicata a dettagli e particolari. Il Campobasso è con la testa alla sfida di domenica a Viterbo contro il Monterosi, neopromossa ambiziosa che come i lupi cerca la salvezza giocando bene. Ma torniamo sulla difesa, e sì, perché è il reparto arretrato ad essere maggiormente interessato da possibili cambiamenti. Menna infatti non è al meglio della condizione. Non dovesse farcela, Cudini punterebbe su Kevin Magri. Nulla è deciso, l'11 titolare verrà fuori solo nelle ore precedenti il match. Infine l'attacco, le possibilità per variare gli elementi ci sono, Cudini ci sta riflettendo con l'obiettivo di trovare il gol con maggiore convinzione. Dopo un pari e una sconfitta, il Campobasso cerca il primo successo da centrare per il DS Stefano De Angelis, intervenuto a Molise Sport, continuando a giocare come fatto nelle 2 gare precedenti. Facendo delle scelte magari che per chi è dall'esterno le può valutare in maniera diversa, no? Vedendo i nostri ragazzi giorno per giorno e sapendo le qualità, essendo una squadra giovane. Poi io personalmente non ho mai nascosto il fatto che c'erano molti giocatori che potevano farla. Poi sarà il tempo a dirlo, però ripeto, se l'abbiamo tenuti perché eravamo convinti che potessero farla C, perciò cambiare tanto per cambiare, poi ripeto, noi la realtà è questa, non siamo il Bari, non siamo il Palermo, non siamo la grande piazza, ma è il primo anno, questa società dopo tanto tempo torna in C, si deve consolidare in questa categoria, dobbiamo salvarci, perciò quindi se io devo prendere un giocatore che ha fatto la C, sì, ma ha fatto la C normale, io mi tengo i miei che hanno potenzialità. Io ragiono così, poi sarà il tempo a dirlo, però
abbiamo una squadra giovane, c'è un capitale per la società che gli altri anni non c'è mai stato, giocatori di proprietà, giovani interessanti che ci seguono, che li stanno seguendo, perciò alla fine sappiamo la loro qualità, la speranza di tutti, non la speranza, la convinzione che migliorino sempre di più velocemente e poi magari speriamo che le potenzialità che hanno riescano a tirarle fuori. Io ripeto, penso prenderei sempre un giocatore giovane che ha potenzialità, che non un giocatore che mi dà sempre il 6. Io ragiono così, perché mi dà sempre il 6, io più di fare un campionato normale da 6 non potrò mai fare. Con un giocatore che ha potenzialità può darsi qualcosa in più, ci esce. Queste sono le scommesse, ma noi non ci nascondiamo dietro un dito, dobbiamo salvarci, perciò sono due partite, se devo dirla tutta, e io non sono uno che si piange addosso, però posso dire in queste due partite gli episodi non sono stati dalla nostra parte, però siccome io credo sempre che nel calcio si compensa, sicuramente ci saranno periodi in cui magari meriteremo di meno e raccoglieremo qualcosa in più, perciò alla fine l'importante è stare sempre a testa alta e pedalare e lavorare, perché questo è il nostro motto, quello di parlare poco e correre, perché queste sono le nostre doti. Perciò alla fine, ripeto, se Avellino al di là dei due pali, ma è stata una sensazione, alla fine hanno fatto 3 tiri in porta, Avellino sembrava c'erano prese a pallonate, contro una grande squadra, perciò avere reggere botta l'Avellino, però se non danno quel rigore io dico faccio fatica a pensare che avessero pareggiato, era più facile che noi riusciamo a portare in porta la partita. Poi l'1-1 ci sta perché è anche giusto l'andamento della partita, però l'episodio è stato quello, col Taranto al di là dell'espulsione, ma se ti dà il rigore può essere che lo sbagliamo, non te lo deve dare, cioè non è per piangere, gli episodi non ti sono stati a favore in questo momento, noi parlavamo di altro, parlavamo di un campo basso arrembante, di un campo basso giovane, adesso magari giustamente, perché si dice manca Tizio, manca Gaio, però ripeto, noi sappiamo, se abbiamo tenuto questi ragazzi, che siamo convinti che possono fare la categoria, cioè quello che dobbiamo fare abbiamo fatto, perché poi alla fine, ripeto, sono i programmi societari, cioè ci sono dei programmi, sono un budget da rispettare, c'è una società da salvaguardare, perché penso che i giocatori, i direttori passano, gli allenatori passano, ma la squadra, penso che la società debba rimanere, perciò questo è stato il motto, no? Poi è normale che cercheremo di fare il meglio, le cose nel migliore dei modi. Sono stati ufficializzati ieri pomeriggio i calendari della Serie D. Guardiamo la prima giornata del raggruppamento F, quello in cui è stato inserito il Vasto Girardi. Vasto Girardi che affronterà il Castelfidardo. Si parte domenica 19 settembre. Le altre gare: Alto Casertano Montegiorgio, Fano Vastese, Fiuggino Taresco, Nereto Chieti, Pineto Castelnuovo, Porto di Ascoli Matese, Re Canatese Tolentino, Trastevere contro probabilmente la San Benedettese, che però deve ancora formalizzare l'iscrizione. Ha avuto l'ok per poter partecipare al campionato di Serie D dopo il fallimento, ma non ha ancora formalizzato l'iscrizione, dunque non è ancora ufficiale la sua partecipazione al campionato. E a proposito del calendario, abbiamo ascoltato il presidente Andrea Di Lucente, il presidente del Vasto Girardi Andrea Di Lucente, che dice l'avvio è in salita e allora tutti i particolari dal contributo. Per noi un inizio in salita, così il presidente del Vasto Girardi commenta il calendario della sua squadra, cammino ufficializzato nelle scorse ore. La prima è sempre difficile, sempre un'incognita a prescindere, spiega Andrea Di Lucente. Poi nelle successive affronteremo squadre forti allestite per provare a vincere il torneo. E allora vediamo nel dettaglio questo inizio di fuoco. Ruggeri e soci esordiranno tra le mura amiche contro un avversario alla portata, il Castelfidardo, atteso domenica 19 settembre al Ditella di Vasto Girardi. Avversario tutto sommato alla portata, dicevamo, l'obiettivo sarà senza dubbio quello di iniziare con il piede giusto sfruttando il fattore campo. Poi viene il bello, seconda di campionato all'Aragona di Vasto, terza tra le mura amiche contro il Matese di Urbano, Kempenza in grande, infine la trasferta abruzzese in casa del San Nicolò, che dopo la delusione dello scorso anno non vuole sbagliare. Ma non partiamo battuti, aggiunge il numero uno degli altomolisani, siamo pronti e determinati. Già proiettato al campionato è l'allenatore Fabio Prosperi, che vuole sfruttare il preliminare di Coppa Italia di domenica contro l'Aurora Alto Casertano per verificare il lavoro svolto in ritiro e mettere a punto gli ultimi particolari tattici. Un test, quello tricolore, che giunge al momento giusto e che servirà ai gialloblu anche per mettere minuti nelle gambe. Ancora calcio, ma scendiamo nei tornei regionali. Eccellenza al via, domani e dopodomani
le gare, tre gli anticipi, vediamo la grafica completa delle gare in programma. Gli anticipi sono Campobasso 1919 Olimpia Agnonese, poi Polisportiva Campo di Pietra Real Guglionesi e Sesto Campano Boiano. Le altre gare si giocheranno regolarmente domenica, Castel di Sangro Venafro, Isernia Pietra Monte Corvino, Polisportiva Gambatese Altila Samnium, Termoli 1920 Aurora Ururi e Volturnia Cliternina. Al via anche il campionato di promozione, anche qui il programma completo della prima giornata, anche in questo caso sono tre gli anticipi di giornata. Juvenes Termoli 2016, in programma domani con fischio d'inizio alle 15, e poi Campomarino Baranello, Donkey Sagnone Trivento e Virtus Gioese Guardialfiera. Dunque sono quattro, scusate, gli anticipi di domani. Domenica Atletico Torre Maggiore, Atletico San Pietro in Valle, Petacciato Ripali Mosani, Spinete Maronea, Turris Aesernia Fraterna. Cambiamo sport, parliamo di basket. Seconda uscita stagionale per la Morisana Magnolia Campobasso questa sera con palla a 2 alle ore 20. Le rossoblù saranno ospiti del Ragusa al Pala Minardi per proseguire nel proprio percorso di crescita in vista della prima uscita ufficiale, quella del 23 all'Arena contro la formazione spagnola del Lugo. Sabato all'insegna delle amichevoli, quello in arrivo per le formazioni molisane del Futsal. In A2 il circolo La Nebbia Cusmolise sarà ospite del Manfredonia, neo promosso in Serie A, prima uscita anche in B per lo Sporting Venafro, che al Pala Piedemontana dovrà vedersela contro la Isernia Fraterna di Serie C. Dunque gare amichevoli per Cusmolise e per Sporting Venafro. Concludiamo parlando di tennis, termina contro Giovanni Rizzuti, numero 1613 del ranking ATP, la corsa del molisano Alessandro Aufiero all'Open Città di Campobasso, la rassegna tennistica del capoluogo di regione, terminerà nella giornata di domenica. Continueremo ad occuparcene. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra informazione, arrivederci.